Ora faccio questo video il giorno dopo perché ieri sera ero a vederla a casa di un mio amico. Sono tornato a casa tardi, quindi non ho potuto registrarlo alle 2 di notte, ovviamente. Bella a tutti, ragazzi, sono Adri, benvenuti sul canale. Allora, io mi chiedo Giacomelli da dove l'hanno accattato. Ora, lo conosciamo come arbitro perché è diverse stagioni che arbitra in Serie A. Ed è diverse stagioni, ragazzi, che a mio parere conviene ai danni. Il rigore per la Roma non c'era. Non c'era in nessun universo calcistico. Quel rigore c'era. Anche perché vediamo bene che è Pedro che pesta il piede di Bennacerchia con lo Sky Tech, l'abbiamo visto, figurati col VAR. In maniera molto attenzione, non è voluto andare a vedere l'azione, che sicuramente se ci fosse andato l'avrebbe sicuramente tolto quel rigore. E poi mi stupisco anche dell'uomo VAR che mi ha detto: ascolta, vieni qua a vederlo. Però quello, vabbè, non voglio entrare in merito. Rigore che non c'era, come rigore che non c'era per noi, perché alla fine c'è, cioè, nel senso, però per par condicio è giusto così. Rubi te, rubo anche io. Soprattutto una partita che piuttosto di rilevante importanza. È vero che comunque con la Roma potenzialmente possiamo vincere, ma se non vinci contro la Roma non è tutta questa grande novità. Insomma, è comunque la Roma. Squadra più, squadra meno, è comunque la Roma che ha vinto 5-2 col Benevento, ha vinto qualche altra partita, ha rimontato Giovedì in Europa League, quindi non è una squadra sottovalutare. Però, dico, se tu vai a vedere al VAR quel rigore sul, che il fallo era su Bennacer, non di Bennacer, la partita prende tutta un'altra piega. Se tu vai al VAR, lo vedi, non lo dai. Probabilmente poi non è nostro, la partita non diventa nervosa. Anche perché dico, cioè, il VAR esiste, come dicevano i tecnici di Sky, esiste proprio per evitare le proteste e le polemiche. Rigore dubbio non dubbio? 5 minuti al massimo ti può portare via. Vai a vederlo. Hai le immagini chiare e a questo punto decidi se darlo o non darlo. E dopo averlo visto da vicino è inutile protestare. E infatti ci sono comunque le proteste anche dopo decisioni col VAR. Quelle sono sempre state, però sicuramente secondo me sarebbero state molto minori se fosse andato a vederla, anche perché io penso che neanche i giocatori della Roma si fossero resi conto che quello era rigore. Bennacer ha messo il piede avanti per primo. Ok, levato il discorso Giacomelli, anche lì il giallo per Ibrahimovic. Assurdo. Cioè, non dico che era rigore quello, ma risparmiatelo. Archiviato il di discorso arbitro, che sicuramente avrebbe fatto prendere una piega totalmente diversa la partita, arriviamo alle nostre colpe. Prima di tutto, io mi domando perché la Fiorentina abbia mandato via Tarusano. E me lo sono sempre chiesto e ieri sera ho trovato la risposta. Perché sei veramente scarso. Perché sei veramente scarso. Cioè, io penso che quell'uscita lì, se la fa un bambino nei pulcini, come quella sul primo gol, una non uscita, penso che l'allenatore lo mandi direttamente a casa. E io penso che questi sono proprio quegli errori che mi danno fastidio, anche li facesse l'Inter, cioè anche se Danovic facesse un'uscita così, oltre che a me a godere, ma mi darebbe fastidio. Mi darebbe fastidio vedere un giocatore che la palla gli passa davanti e lui, ma il gatto quando gioca con la corda, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto di dove siamo? Poi, comunque, difesa non brillante, Hernandez e Calabria, che difensivamente si sa già che non sono questa gran cosa, non mi convincono. Sfortunato Romagnoli che 3 volte di testa davanti alla porta, 3 volte non l'ha messa dentro. Centrocampo che gira bene. Bennacer, nonostante il fallo da rigore totalmente inventato, ripeto, non gioca una brutta partita. Smista bene i palloni, che sì, che è dappertutto. Certe volte si mette anche in difesa perché, ovviamente, ha capito che c'è bisogno di una mano in più. Esterni come Selemakers, che trova anche il gol, e Leao assurdo, cioè ragazzi, Leao ha fatto una partita che
Mai me lo sarei immaginato, infatti non ho capito perché Pioli l'abbia sostituito. Capisco che un giocatore può essere stanco, ma io sinceramente meglio Leao stanco che Krunic fresco, con tutto rispetto. E andiamo al punto Zlatan. È vero, c'è chi dice, beh, Zlatan ha fatto un gol sul liscio della difesa che 9 volte su 10, il gol è quello che era al primo minuto, 9 volte su 10 il difensore la cura la palla, la prende, gli è andata male, Ibra era lì, Ibra non la sbaglia. Il secondo ha segnato su rigore, è vero, ha segnato 6 gol in campionato, 2,5 su rigore. Ma ragazzi, è Zlatan. Cioè, non... è un uomo che ti fa salire la squadra, che comunque ogni gol che il Milan segna, lui in un modo o nell'altro è partecipe, o perché lo fa, o perché mette in grado la squadra di partecipare all'attacco. Perché non abbiamo mai avuto un giocatore così. I vari Bacca, Destro, Andre Silva, Kalinic non erano giocatori come Zlatan. A parte essere forti o non forti, non erano giocatori che stoppavano la palla di petto, la mettevano giù e facevano segnare la squadra. Gli altri proprio erano giocatori che pensavano solo a segnare. Ibra invece è molto più generoso. Abbiamo visto 10 anni fa, 9 anni fa, quando fece fare 10 gol a un centrocampista, con tutto rispetto attualmente mediocre come Nocerino. Zlatan però che fa quella cappellata assurda sul 3-3 della Roma. Anche lì ora non voglio... Tatarusano non è esentissimo da colpe, eh. Però vabbè, qui è molta sfiga perché Ibra tenta di prenderla, i difensori sicuri che la prendesse. Invece no, Kumbulla arriva e fa il gol del 3-3. Dispiace perché ovviamente comunque non è una sconfitta. Continua la nostra serie di grazia che persiste da metà giugno. Però ragazzi, io penso che con un po' di sfiga in meno, però ragazzi, la sfiga capita a tutti, è capitata all'Inter 2 settimane fa, è capitata anche a noi adesso. Mi chiedo, una settimana fa all'Inter, pardon. Mi chiedo però con diverse decisioni arbitrali come potesse finire quella partita. Ma poi non dico che l'avremmo sicuramente vinta, però sicuramente si sarebbe fatta meno nervosa, perché alla fine prima ci siamo nervositi noi, dopo il pareggio, che tra l'altro Tatarusano ha anche più rigore. Ci siamo nervositi noi, poi hanno dato rigore a noi, si sono innervositi loro, due squadre nervose e poi è finita come è andata a finire. Detto questo ragazzi, non c'è tanto da raccontare su questa partita. Tutto quello che vuol dire ve l'ho detto. Mi dispiace perché avevamo la possibilità di allungare, perché ora vado a leggermi la classifica. Dato che comunque il Sassuolo aveva pareggiato, potevamo allungare, andare a 15 e in caso di sconfitta nella prossima partita rimanere comunque in testa alla classifica. Poi lo dico, il campionato non lo vinciamo. Io ho detto che se vinciamo il campionato vado a Milano in motorino. L'ho detto, l'ho promesso, ma tanto non succederà mai. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio della visione di questo video. Mi sono appena svegliato, quindi la voce era quello che era. Un po' deludente, insomma, come è andata, perché accetto il pareggio, ma in maniera più onesta di quella che abbiamo visto ieri sera. Detto questo, ragazzi, un momento cui veramente non me ne sta andando una bene. Stamani devo partire per Napoli. Dovevo andare là fino al 31 di ottobre. Non posso andarci, avete visto bene la situazione. E in aggiunta, stasera, stanotte, mi è saltato il modem del wifi. Riavvia, resetta. Questo modem non si decide a connettersi. Infatti, non so quando riuscirò a pubblicare questo video, che anche se durerà appena 10 minuti, per me lo vedrete quando mi avrò già giocato in Europa League, tipo il terzo o quarto turno. Speriamo ovviamente di no. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio della visione, lasciate like, iscrivetevi e seguite al canale, perché ultimamente sto veramente portando tanti contenuti e penso siano anche interessanti. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.